Raga, forse ci siamo. Se lasciate 5.000 like a questo video, la settimana prossima dovremo portarvi 3 video. Quindi carichi, eh? Di cui un 24 ore, magari un prank e l'altro non lo so. Però 5.000 like, tutti quanti hashtag Yas Family. Hola trollini, qua è Papios. Benvenuti in questo nuovo video. Come c'è questa piccola ragazza? Che novità! Yeah. E andiamo a fare un'intervista doppia. 5.000 like, facciamo o l'intervista tripla o un 24 ore. Scegliete voi, però dovete raggiungere 5.000 like. Per forza! Beh, dimmi. Abbiamo invertito le posizioni. Io sono in blu, tu sei il fox. Vuoi rimanere con questo? No. La magia dell'editing. Dobbiamo salutare due persone di voi. Vai. Io saluto Veri Potter, che sicuramente guarda Harry Potter, quindi always. Questo è il simbolo dei due della morte, anche se non si vede. Io saluto Beatrice Fiore. Beh, ragazzi, attivate la camerina e commentate, così vi salutiamo. Nome: Giuseppe. Greta, anzi Graziano. Ormai hai imparato, si chiama Greta. Soprannome: Pagnos. Graziana, detta anche Greta per gli amici. No. Soprannome: Anni. Io ho 18 anni. Non è vero. 23, raga. 23. Non si rivela un'età. 22 appena compiuto. 22 compiuti la scorsa settimana. Hashtag auguri passati Graziana parte 2. Professione: sono uno youtuber a tempo pieno e perso, quindi sono una studentessa universitaria in crisi, da sottolineare, in crisi. È colpa sua se facciamo un po' di video. È colpa sua che studia, che cosa fai? Come ti vesti di solito? Ma cioè, ragazzi, con la felpa Yas Family, cioè la trovate tutti quanti in descrizione, ragazzi, andate nel sito in descrizione, comprate la maglietta Yas Family e forse ne faccio un'altra ancora, quindi forse questa tra un po' va fuori produzione perché ho in mente altro. È un principio metrico chirurgico, non so se sarà stato un mio 10 anni. Lo so, per quanto potrebbe essere nocivo. Io qua, aspetta, qual era la domanda? Jeans, maglietta e via. Se vincessi 10 milioni di euro, cosa compreresti per primo? Io comprerei una super mega villa, raga, e un bel cagnolone e poi tantissime modelle per portarmi da mangiare, cioè tutto per stare... modelle forse, no? Un abbonamento annuale a Disneyland. Con 10 milioni? Sì. Come prima cosa voglio fare quello. Bye. È umile. Cosa ti dicono più spesso? Oddio, ma tu sei il ragazzo più bello che abbia mai visto. Solitamente è questo. Cosa mi dicono più spesso? Smettila di ridere, fai la seria, non parlare, finiscila, concentrati! Comunque raga, non sono più boss di Graziana, ma siccome non ci entro, devo stare così. Non è vero, non ci sei boss. Parolaccia che dici più spesso? Ma... questa è quella che... Non, ragazzi, se avete capito scrivetecelo nei commenti, ma non penso che a me era parese. Una cosa che ti rende felice? Graziana. Lo stavo per dire io. Se, se. Te lo giuro, di me stessa io mi rendo felice. Non è vero, sei tu. Felice. Perché gli fai il prank? Grazie, vabbè. Grazie. No, comunque, seriamente lui mi rende felice. Perché quando sono tipo triste, ho andato la giornata male, poi mi vedo con lui e mi fa sempre ridere e stare bene. La prima cosa che fai al mattino? Mi sveglio, apro gli occhi, faccio bella e vado libera a forza. Mi sveglio, apro gli occhi, maledico il giorno in cui sono nata, vado in bagno e vado a fare colazione. Invece che a farne? Non gioco a forza, io studio! E prima di andare a dormire? Mi vedo un bel film di solito, serie TV, arretrata, film, e poi vado a dormire. Io prendo il cellulare, scrivo: buonanotte tesorino mio cucciolo adorato, pan di Spagna zuccheroso. Buonanotte. Un
Giro. E due cuoricini. E lui poi mi risponde: buonanotte Rella. Con il cuore bugia! Con il cuore nero! Cioè, è normale che un fidanzato metta il cuore nero? Ragazzi, ricordatevi, dubitate da chi mette i cuori rossi. Li usano tutti. Mettiti i cuori neri, sono più sentiti. Questa la scriveranno nei cioccolati in questa frase. Sì. Cosa cambieresti del tuo corpo? Allora, penso che metterei qualcosa di brutto, perché sono troppo perfetto, quindi non è che poi dici, ma tutta la perfezione a Paris, no, mettiamogli un difetto, quindi penso che... La pancia, la zona dei fianchi. Le tre cose che guardi in un uomo o in una donna? L'occhio destro, l'occhio sinistro. Le mani. Il fisico. E una terza cosa che non si può dire. Che? Il sedere. Questo lo risparmio. Sei vergine? No, pesci. Toro, sei mai stato innamorato? No. È la Roma? E io? Ancora. No, questa non la facciamo. E adesso? No. Questo è scemo. Avete Instagram? Sì, e si chiama The Papius YT. Mi raccomando, ragazzi, andatemi a seguire perché stiamo crescendo sempre più. Sì, ma per ora non lo uso ed è privato. Quindi se volete Instagram di Graziana, magari per i 100.000 lo creiamo un bello nuovo per Graziana, però dobbiamo arrivare a 100.000 iscritti. 200.000 iscritti. Allora, se mi volete su Instagram, questo è il prezzo da pagare. E TikTok? Sì, è questo TikTok, lo siamo insieme, quindi qua potete venirci a stalkerare. Ma non vi stancate dei prank? Ma raga, io sinceramente no, perché mi diverto, almeno magari qua è sempre palloso ogni tanto uscire, quindi con i prank passa la serata e quindi è più divertente, almeno per me è quello. Quoto. Cioè, mi diverto, mi piace sempre sperimentare scherzi nuovi da fare, tanto poi anche lui si diverte a riceverli, dai. Vi aspettate già che l'altro vi farà un prank? Ma magari, magari, cioè almeno io dico, oh, poi faremo il prossimo prank, però poi lei non sa quando glielo vado a fare, quindi magari glielo faccio il giorno dopo, tre giorni dopo, poi ve lo pubblico sempre lo stesso giorno magari, però io glielo faccio in un determinato giorno della settimana. Poi comunque ci vediamo tutti i giorni, quindi voi magari lo vedete dal martedì al sabato, però poi magari in mezzo sono già, è passato molto più tempo. Mi sta staccando tutto, oh mio Dio! Questa è la nostra professionalità precaria. Sembriamo due arrampicatori granchi. Quante videocamere avete? Ah, poi noi abbiamo due videocamere, una io e l'altra Graziana, quindi... Poi io voglio ribadire questa questione del flash. Ragazzi, la mia videocamera non ha il flash, quindi è impossibile che voi vediate il flash quando faccio io i prank, perché non c'è, quindi al massimo è la luce, ma non è... La luce non esiste, non può essere testato al 4000%. Ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like, commentate tutti quanti, non lo so se siete arrivati in lingua, ma non credo che l'abbiate vista tutta. Beh, commentate con hashtag YesFamily e niente, vi voglio bene, ci becchiamo sabato per un prossimo video. Ehi, hey, grazie per essere arrivato fin qui. Ovviamente se vuoi vedere altri prank o challenge, clicca qui sulle playlist e ci becchiamo sabato. Bella ragazzi.